Ciao cuoricini, ciao a tutti, io sono mamma T. E io sono papà Salvo. E lei è Martina Missi. Scusate, ma oggi abbiamo poco tempo per le presentazioni, perché stiamo scappando al pronto soccorso. Ok? C'è Martina Missi che purtroppo sta molto male, ha dolori forti alle orecchie. E quindi siamo scappati e nella guancia, Martina mi sottolinea, nelle guance ha molto dolore e stiamo scappando al pronto soccorso per vedere quello che ha. È dalle 4 del mattino che siamo svegli, ok? E adesso è giorno e quindi ci siamo decisi ad andare al pronto soccorso perché Martina non resiste più dal dolore, ok? Adesso stacco e vi faremo vedere appena arriveremo. Mi raccomando, state con noi. A tra pochissimo. Un'ora dopo. Allora, cuoricini. Allora, abbiamo già fatto l'ecografia a Martina. Ha fatto la visita dall'otorino perché appunto ha questi linfonodi molto gonfi. E adesso devo fare le analisi. Da questa parte. Cerco la dottoressa e purtroppo non possiamo riprendere per questioni di privacy. Adesso sarà ulteriormente visitata e dovremmo fare anche un prelievo al sangue. Cuoricini, Martina ha paura del prelievo. Gli vogliamo dare qualche parola di conforto? Dai, stai tranquilla, amore. Ciao, cuoricini. Allora, cuoricini, papà Salvo è entrato a fare l'ecografia insieme a Martina perché facevano entrare una sola persona e quindi purtroppo io sono rimasta ad attendere fuori. Ora papà Salvo vi spiegherà cosa è successo e quello che ha Martina. Allora, Martina ha tutta questa zona qui. Guarda, questa qui, gonfia. E praticamente qui sotto ci sono delle ghiandoline e dei linfonodi che si sono infiammati un pochino. Ora non sappiamo il motivo preciso per cui si infiammano, però la dottoressa mi ha spiegato che può capitare che si infiammano, quindi si dovrà fare poi una cura antinfiammatoria successivamente. Però prima di fare questa cura deve fare un prelievo al sangue. No, non voglio. E ovviamente. Amore, purtroppo dobbiamo farlo. Mamma, vabbè. Che cos'hai? Non bene, mangiare. Tu vuoi stare bene o vuoi stare male? Mamma. Martina ha anche la febbre. Un'ora dopo. Allora ragazzi, siamo in attesa che porti il referto e dobbiamo capire come procedere per fare degli accertamenti. Ho un po' di paura. Perché hai paura? Basta. Ragazzi, siamo qui in una stanza, ci hanno dato una stanza per Martina e stiamo aspettando che ancora arrivi il medico. E papà Salvo sta cercando di tranquillizzare un po' Martina perché è un po' spaventata per quello che le dovranno fare. La paura ci sta, amore. La paura è dentro tutti noi. Però la dobbiamo combattere. La dobbiamo accettare. E poi combattere. Dai, amore, su un sorriso, dai! Dai, un sorriso per i cuoricini, amore, dai! Che ci stanno guardando, dai, che andrà tutto bene, ok? E torni presto a scuola, dai tuoi compagni. E questo sarà solo un brutto ricordo, ok? Dai, amore. Cuoricini, qui dobbiamo parlare molto piano perché ci sono molti bimbi ricoverati e quindi per rispetto dobbiamo parlare molto piano, ok? Allora, sembra che Martina Missi si sia un po' tranquillizzata e adesso dobbiamo appunto capire perché questi linfonodi si sono ingrossati e purtroppo dovremmo fare il prelievo,
le analisi al sangue, ecco. C'ho cuoricini, purtroppo sto male, sono qua. Perché, lo sapete perché? Perché sono male. Però ora ti sei calmata. Ma per ora mi sono calmata. Risultati ospedali, poi caso non hai fatto bene, certo vi possiamo anche ricoverare a quel punto. Possiamo fare soltanto emocromo, PCR e qualcosa tipo come sta il fegato, come stanno i reni, la coagulazione, ma che niente ci dicono, certo, sulla diagnosi differenziale. Quindi per l'analisi? Prima fate la terapia, perché ora non ce li ho davanti i fogli, ma se è positivo allo streptococco dovete fare almeno 10 giorni di terapia, e quello è basta. Stiamo parlando di terapia antibiotica. Antibiotica. Perché ora le è salita anche la febbre. Tampone rapido, che si... Dopodiché vi fate la terapia, perché questa terapia serve per le infiammazioni e le infezioni dei linfonodi. Sarà il pediatra stesso, non è che aspetterete 10 giorni di terapia, è chiaro che il pediatra 5-6 giorni, se vede che la situazione sta peggiorando, ci chiama, me lo fate un posto per la bambina. Un'ora dopo. Ragazzi, Martina ha fatto le analisi ed è arrivato il referto. Sì, okay. È solo molto coraggiosa. No! E amore, però sei stata coraggiosa, sei stata bravissima. Ragazzi, è il momento di scendere in macchina e da lì vi spiegheremo il tutto, ok? Perché hanno detto che ce ne possiamo già andare, ci hanno portato il referto, hanno fatto le analisi e tutto, e adesso da giù vi spiegheremo un po' la situazione. Allora, di qua c'è l'uscita. Ok, ci siamo. Ragazzi, come stai Marti? Ragazzi, Martina non sta ancora bene per niente. Allora, adesso prendiamo l'ascensore. Quello là? Questa volta quello giù. Questo ascensore qua. Oppure là? No, io non volevo prendere. Ragazzi, siamo qui nell'ascensore e stiamo tornando in macchina, ma ancora non è finita qui. Allora ragazzi, stiamo uscendo e prendo in braccio Martina perché è molto stanca e ha la febbre alta. Ragazzi, siamo finalmente in macchina e quindi Martina, come vi ho già detto sopra, ha la febbre molto alta e i linfonodi gonfi, quindi non sappiamo esattamente quale sia la causa. Può essere un virus, può essere... non lo sappiamo cosa può essere, quindi dobbiamo capire la motivazione che gli sta provocando questa cosa a Martina, ok? Quindi cuoricini, mi raccomando, mettete tanti like a questo video, stateci vicino, perché oggi abbiamo veramente bisogno di voi, ok? Stiamo condividendo questa esperienza con voi. Va bene ragazzi, state con noi, mi raccomando, Martina, vuoi dire qualcosa? No. No, ragazzi, Martina oggi è veramente giù, non è del suo solito umore e ci sta, credo che sia normale, credo che tutti quando stiamo male siamo un po' giù anche di morale, ok? E va bene così, ok, adesso andiamo, c'è papà Salvo con noi che ci accompagnerà in questa esperienza purtroppo non bella. Ma va bene, affronteremo anche questa e soprattutto torneremo più forti di prima e con i nostri video divertentissimi e con le nostre challenge. Un'ora dopo. Allora cuoricini, eccomi. Allora, ho comprato ragazzi, Martina torna. Ragazzi, Martina è stanchissima, ci siamo svegliati prestissimo. Comunque ragazzi, sono riuscita a trovare l'antibiotico e anche il tampone, perché dobbiamo fare un tampone dello streptococco purtroppo, e quindi adesso andremo a casa e prepareremo qualcosa da mangiare, se Martina vorrà mangiare non lo so, perché al momento dorme. E niente, e dovremmo fare questo tampone, ovviamente lo faremo insieme a voi. 6 ore dopo. Cuoricini, eccoci qua, finalmente a casa. Allora, ci siamo rilassati un attimo, ok? Martina ha mangiato e adesso sta molto meglio. No, così. No, direi proprio di no, effettivamente. Guardate.
Nel frattempo abbiamo fatto un po' le unghie per far passare un po' il tempo. Abbiamo dato già i primi farmaci a Martina. E scusate le facce distrutte, ma era inevitabile perché siamo stati tutta la nottata in pronto soccorso e quindi abbiamo le facce alquanto distrutte. Oggi fra l'altro piove a dirotto e ancora dobbiamo andare a prendere Leon a casa dei nonni. Vi faccio vedere il tempo che è proprio bruttissimo. Guardate un po', ragazzi, guardate un po', piove anche a dirotto. Ah, ragazzi, oggi è una giornata bruttissima, ma comunque adesso stiamo aspettando papà Salvo, che si sta riposando 10 minuti, poverino, perché era stanchissimo, ok? E adesso salirà e faremo il tampone a Martina Missy. Avete sentito, cuoricini? Martina Missy è prontissima per fare il tampone! Un altro tampone? Ma tanto io sono religiosa, mi sono fatta l'ecografia. Facciamo un po' di sorellichino, ma mi ha fatto male. Allora ragazzi, è arrivato papà Salvo e ci darà una mano a fare il tampone a Martina Missy, ok? Adesso vi faccio vedere la confezione del tampone. Allora, eccolo qui, un tampone appena comprato in farmacia, ok? E adesso lo effettueremo su Martina Missy. Apriamo questa confezione. Ciao cuoricini, io ho dormito un pochino perché ero davvero stravolto. Allora Martina, guarda quante cose che ci sono qui. Allora, qua vediamo due bottigliette, a cosa serviranno? Allora, vabbè, lo fa papà Salvo che è più pratico. Sì, praticissimo. Martina, mi sembri abbastanza tranquilla. Guarda la stecca. Wow, una mega stecca. Ma come me lo devo fare? Amore, questo si fa nella gola. Questo qui è lo stand di cartone per mettere poi le due provette. Io non l'ho mai fatto questo genere di tampone, però ci vado per logica. Infatti questo è uno stand per poi mettere le due provette una volta che le soluzioni che ci sono qui all'interno devono essere miscelate. E credo che verranno miscelate poi tutte e due qui. Ma ora vediamo, perché le istruzioni le devo leggere ugualmente. Queste qui sono le istruzioni. Quindi cuoricini, mentre che papà Salvo legge le istruzioni su come fare il tampone a Martina Missy, mi raccomando, lasciate tanti like a questo video e iscrivetevi al canale. Tra pochissimo vedrete il tampone su Martina, ok? Tra pochissimo faremo il tampone a Martina. Mamma mia, ragazzi, mi sono preso una laurea in medicina. Ci sono. Sì, ci siamo. Allora, siamo pronti? Stiamo per... Martina? Martina, sei pronta? Marti, amore, ci sei? No, Martina non è pronta. Prima apriamo un abbassa lingua. Martina, Martina, bocca. Dai, su Martina. Dobbiamo essere veloci. Dai, non fare storie, Martina. Dai, forza, Martina Missy. Brava, Martina, brava. Bravissima, apri tutta bene, 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 bene. Brava, 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 brava. Bravissima. Aspetta, amore, aspetta un altro poco. Un altro poco, se non sbagliamo. Dai, 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 brava, brava, brava. Bravissima, bravissima. Guarda, ok. Ok. Adesso qui lo dobbiamo mettere qui dentro. Mettiamo là. Poi prendere la soluzione blu. 4 gocce. Martina è stata fantastica. Martina Missy è stata bravissima. 1, 2, 3, 4. Chiudiamo. Ora subito la soluzione verde, col tappo verde. Altre 4 gocce. 1, 2, 3 e 4. Ok, chiudiamo anche questo tappo e dobbiamo lasciare riposare questo tampone all'interno di questa provetta per circa 5 minuti. Ok? Ok, tra breve scopriremo se Martina è positiva a questo tampone, che ricordiamolo è il tampone dello streptococco, ok? Ci vediamo fra pochissimo. 5 minuti dopo. Ok, vai, vai papà Salvo, vai. Questa è la provetta con le lettere dove appariranno poi le stanghette. Quindi adesso andiamo a mettere il liquido in questa provetta. Ok, questo liquido devo premere, questo tampone premere, perché l'ho girato all'interno della soluzione. Devo premere, lo ripoggiamo qui, e questo qui senza farlo toccare da nessuna parte perché lo si deve buttare. Mettiamo qui dentro. Beh. E poi
mettiamo il tappeto col contagocce, che è questo qui qui. Siamo pronti? Siamo pronti. Vediamo cosa succederà. Due goccioline qui. Una. E due. Adesso dobbiamo aspettare solo due minuti e scopriremo se è positiva. Guarda, già si sta iniziando a colorare, inquadra. Ragazzi, ragazzi. Papà Salvo, spiegami. Per essere positiva deve avere due linee? Per essere positiva devono esserci due linee, sì. Ma in realtà dobbiamo aspettare ancora. Dobbiamo aspettare. Sta arrivando! Sta arrivando l'esito, sta arrivando l'esito! Oh. Cuoricini! Cuoricini! Martina, Martina, Martina! Cosa vuoi dire, cuoricini? Che sta per arrivare l'esito? Ma tu come ti senti, Martina? Come ti senti? Sono due linee! No, ancora non è pazza! Ce n'è solo una però. Ce n'è solo una. Quella ci, vabbè, aspettiamo ancora. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Il tempo chi l'ha preso? Aspettiamo. E chi l'ha preso? Chi l'ha preso? Io no, sono le 19. Allora ragazzi, qui sotto c'è l'esito del tampone di Martina. Allora, contiamo dal mio 3. Meno 3, meno 2, meno 1, vai! Ragazzi, ma è negativo! Sì! Sì! Posso uscire? Mi sa di no. Eh no, perché amore, dobbiamo ancora capire perché hai questi linfonodi molto rigonfiati. Comunque ragazzi, vi faremo sapere nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate tanti like. Ciao, ciao!